Legate bene le casse! Non possiamo permetterci di farle cadere in mani sbagliate! Vedremo quanto resisteranno i nostri oppositori senza niente con cui sfamarsi. Se vogliono mangiare, devono accettare la guida di Savonarola. Ma com'è possibile che in città qualcuno sostenga ancora la famiglia Mace? Pensare che un tempo li consideravo i miei padroni. Questa era prima. Allora ho compreso che il commercio è un male. Savonarola ci guiderà verso una nuova era. Un'era di fratellanza, di eguaglianza e di giustizia. Dobbiamo solo spezzare le catene del nostro tormentoso passato e accettare la salvezza e la guida di Dio. Ricorda qualcuno? Quell'uomo. Joe, bastardo! Qui non c'è. Strano. Ma com'è possibile che in città qualcuno sostenga ancora la famiglia? Pensare che un tempo li consideravo i miei padroni. Questo era prima, profeta mia prima. Allora ho compreso che il commercio è un male che divide la gente. Savonarola ci guiderà verso una nuova era. Un'era di fratellanza, di eguaglianza e di giustizia. Dobbiamo solo spezzare le catene del nostro tormentoso passato e accettare la salvezza e la guida di Dio. Presto smetterai. Cosa ho fatto? Volevi imporre la fede. Talvolta la gente deve sentirsi dire cosa pensare. Non è mai venuto nulla di buono. Benché il mio cuore sia turbato, la mia mente è lucida. Requiescat in pace. Più veloci, sta scappando! Là, eccolo, prendetelo! Nessuno dei miei clienti avrà un abito meno che prestigioso. Laggiù, eccolo, addosso! Dietro di te? Fatemela vedere. Forse non sei così imbecille come sei. Che ho fatto?
credi di batterci? Ci sta seminando. Bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Uomini onesti a correre. Non volevo mancarvi di rispetto. Pio uomo, desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorre. Che è successo, eh? Non siete che un completo imbecille. Migliori cure per il gregge di Dio. Fiorentini, venite qui e ascoltate bene ciò che ho da dirvi. La fine si appressa ed è questo il momento di pentirsi, di implorare il perdono di Dio. Ma non vedete? I segni sono ovunque. Disordini, carestie, pestilenze, corruzione. Annunciano le tenebre! Dobbiamo restare saldi nella fede, fratelli e sorelle. Altrimenti ci divoreranno tutti! Vedo che... Laggiù, eccolo! Mi credete pazzo? Pensate che i romani non dicessero lo stesso di nostro Signore Gesù? Voi avete paura. Ma sappiate che anch'io un tempo l'avevo. Savonarola. Egli mi ha mostrato la verità. Mi ha finalmente aperto gli occhi. E così oggi sono qui, dinanzi a voi, nella speranza di poter aprire anche i vostri. Rendetevi conto che siamo sull'orlo di un baratro. Da una parte, il regno di Dio, fulgido di gloria. E dall'altra, un abisso senza... La tua mente. Sento che ne sei padrone. Non a tutti serviva l'inganno per essere persuasi. Io credevo già tutto quello che ho detto. È reale. Nulla è reale. Non è un compito facile il mio. Requiescati in pace. Prego. Non lasciatelo scappare. È carne per i cani. Risparmiatemi. No, non sono stato, io lo giuro. Vi prego, un altro idiota del tuo. Sono quei conti. Non si passa. Lo sto perdendo.
qualcosa, idiota! Fermo! Per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza del Sant'Uomo e per il contenimento della malattia. Non si passa! Mi sentite? Finché non vi sarete sottomessi al profeta Savonarola, per voi questo ponte resterà chiuso! Io ho da lamentarvi! Dite di avere molte cose da fare, posti in cui andare, obblighi da adempiere! Ha! Non avete che un solo obbligo! Sottomettervi! Perché opporvi a noi? Perché resistere? La città è nostra! I vostri medici vi hanno abbandonato! Sono andati a piangersi addosso! Savonarola vuole solo il meglio per voi! Una città libera dal vizio e dalla tentazione! Un popolo unito dalla fede! Laggiù, eccolo! Addosso! Indossi vesti da nobile. Che cosa ti ha offerto per irretirti? Non c'è limite al desiderio di potere e ricchezza. Volevo sempre di più. E adesso invece non hai nulla. Questo non è che un atto dovuto. Requiescati in pace.